Ciao a tutti, ben ritrovati con un nuovo progetto Arduino. Quest'oggi, come potete vedere in immagine, ho realizzato un contatore che va da 0 a 9 con un display LED 7 segmenti, unito ad un chip 74HC595 8 bit usando la funzione dello shiftout. Allora, questo è il display LED con i suoi connettori sotto, con il GND in comune su entrambi i lati. Come vedete, il programmino è molto semplice, non fa altro che fare numeri da 0 a 9. Andiamo un attimo ad visualizzare lo sketch, così per dare un po' di spiegazione su come è stato realizzato. Allora, con un Arduino Uno ovviamente abbiamo collegato una breadboard, polo positivo, polo negativo, e tre pin che abbiamo configurato per far funzionare il nostro chip. Come prima cosa ho definito dei numeri sul display. In altre parole, con queste definizioni N0, 1, 2 e 3 sono andato ad inserire il valore numerico per far sì che i segmenti del display si illuminino. Come vedete, da 0 a 9. Dopodiché sono andato a creare un array dove ovviamente ho inserito i valori da me definiti, quindi da N0 a N9. Questa è la configurazione dei pin per quanto riguarda il chip 8 bit, un latch pin sul pin 8, il clock sul pin 12 e il data sul pin 13. Infine sono andato, anche se potevo mettere un numero già ben definito, però a me piace di più farglielo contare da solo, a contare la lunghezza dell'array. Quindi questa variabile mi darà la lunghezza dell'array. Proseguendo, entriamo nella parte del setup e settiamo i pin tutti come output. Quindi fin qui molto semplice. Questa è la nostra funzione di loop, quindi il nostro ciclo. A quell'interno ho definito un altro ciclo per far sì che il valore numerico dell'array venga incrementato. Quindi con un ciclo for molto semplice, for int i uguale a 0, i minore di max count, che è il valore conteggiato sopra per la lunghezza dell'array, i più più aumento l'unità i di 1. A questo punto dobbiamo mettere il latch pin in low, quindi in bassa tensione, per far sì che avvenga la trasmissione dei dati. E dopo la sequenza di shiftout dei bit in ingresso. Quindi shiftout su data pin, clock pin, questo LSBFS vuol dire partendo dal più piccolo andando verso la parte maggiore, numero I, quindi sarà 0, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 9. Infine trasferisco il numero che voglio visualizzare sul display con il latch pin, eccitandolo, mettendolo in tensione, in alta tensione, quindi high. E dopodiché un ritardo di un secondo, altrimenti sarebbe stato talmente veloce che sarebbe sempre apparso praticamente tutto illuminato il display. Come vedete, il programma è molto semplice e composto da poche, pochissime istruzioni. La cosa un pochino più complessa è il collegamento, che comunque sia, oltre ad allegare lo sketch del programma stesso, andrò anche ad allegare l'immagine del collegamento per facilitare le cose. E possibilmente così potete rifarlo senza problemi. Adesso guardiamo anche la parte relativa al collegamento, che è quella qui, molto semplice. Quindi confrontiamola guardando anche lo sketch del programma e andiamo a visualizzare un attimino come è stato configurato
il tutto. Allora, come dicevamo, oltre alla parte delle definizioni, e questo potete anche non farla, la prima parte delle definizioni, perché nell'array potete direttamente andare a inserire i valori numerici che corrispondano alle varie parti ai vari segmenti del display che dovranno essere citate. Mentre il collegamento per quanto riguarda il latch, il clock e il data devono essere fatti rispecchiando lo schema. Quindi, come possiamo vedere, sul data pin collegato al pin 13 di Arduino, poi colleghiamo il clock pin sul pin 12 di Arduino, ed infine andiamo a collegare il latch pin sul pin 8 di Arduino. Ovviamente con questo chip dobbiamo ricordarci di fare esattamente i collegamenti per quanto riguardano la tensione sul 5 volt e a massa. Quindi, come possiamo vedere, il primo pin deve essere collegato alla tensione a 5 volt, poi il quarto pin a massa. E il settimo pin deve essere nuovamente a tensione, mentre sul lato opposto, che questo sarebbe il nono pin, perché la numerazione è da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, andrà collegato il nono pin nuovamente a GND. Il secondo pin è l'uscita 0. Come vedete, molto semplicemente basta collegarla seguendo questo schema e il display funzionerà perfettamente e seguirà la sequenza di numeri. Per quanto riguarda il display, ho collegato il pin centrale a GND, che è in comune con quest'altro, avrei potuto collegare anche quest'altro, è indifferente. L'unico che non ho collegato è il primo da questa parte, che è quello che andrà a illuminare il tondino. Ovviamente, se avete migliorie, se ci sono consigli, suggerimenti, sono ben accetti. Scrivete pure commenti, iscrivetevi al canale e fatemi sapere le vostre impressioni. Per adesso credo sia tutto. Nel caso ci fosse bisogno di ulteriori chiarificazioni o comunque sia, avete schemi che sono ben migliori del mio, sono ben accetti. Grazie a tutti.